vedere dove siamo. Allora, se io apro un file MIDI con un editor di testo, questo è quello che vedi, piano score. Questo è quello che vedi. Ok? Allora, questi sono i byte che vedi effettivamente. Ok? E questa è una rappresentazione grafica laddove i numeri rappresentano dei caratteri ASCII. Dove non rappresentano i caratteri ASCII, lui ci mette dei punti. Ok? Allora, tipicamente i file binari sono fatti in questo modo. Allora, se tu adesso tu tieni conto che, per esempio, questo byte qui, che è 4D, mi pare, porca miseria, non lo uso in faccia, equivale a M, a questo M qua, capito? 54 equivale a questa T maiuscola, però non può essere 4, anzi, H, eccetera, eccetera. Queste 4 byte sono generalmente considerati quello che si chiama magic numbers. Ok? E sono delle cose fisse che sono tutti i MIDI file cominciano con queste 4 lettere. Ok, poi subito dopo generalmente c'è la dimensione. Allora, i file sono divisi in chunk e i chunk sono rappresentati da 4 lettere. Di solito ci sono 4 byte di dimensione, forse di più. Adesso verifichiamo. E poi altra roba. In questo caso qua, per esempio, questa traccia qui. Vedi, questa è tutta fatta di stringhe, è una parte informativa. Poi Sì. c'è un'altra parte che c'è un'altra. Questo è un chunk che va da MTRK a MTRK, ok? E poi c'è un altro chunk che va da MTRK a questo. A questo e poi qua cominciano i dati veri e propri e mi sembra che sia un solo chunk. Non Beh sì, so. perché arriva sotto fino a No, vediamo, adesso scorriamo la cosa. Mi pare che sia un solo chunk, ma perché? Forse perché è una sola traccia, adesso non lo so, questo. No, qua ce n'è un'altra, vedi? Qua c'è un'altra voce. Quindi probabilmente lui, questo MTRK e così via. Adesso vediamo esattamente che cosa significa ciascuna cosa, ok? Per fare questo useremo una descrizione una descrizione del coso. Però bisogna vedere se riesco a condividerla, perché dove trovo? Sì, Chrome tab. Ah sì, eccolo, MIDI file format. Ok, allora cosa dice? Cerchiamo di capire che cosa dice. Chunks, dunque, the MIDI file are structured in two chunks. Ok? Allora, i primi 4 byte sono che tipo di chunk è? Tipo MTRK o MTHD. I secondi 4 byte sono quanto è lungo e sono 4 byte di cui il primo è il più significante, quindi se tu scrivi per esempio 00000004 vuol dire che la dimensione è 4
4 byte, ok? Hai capito? Cioè tu li leggi da sinistra verso destra, da più Destra. significante a meno significante, Ok. ok? E È poi un po' c'è. come nell'ordine del codice che vedevamo prima. Esatto, infatti è proprio quello, questa è la descrizione di quello che è quello. E poi a quel punto tu hai la dimensione dei byte e puoi leggere i prossimi n byte, dove n è quel numero rappresentato lì. Ok? Allora, ci stanno due tipi di chunk, uno è l'MTHD, che sono header chunks. E poi ci sono track chunks che sono MTRK. Un MIDI file consiste di un singolo header seguito da uno o più track chunks. Ok? E vabbè, se tu c'hai più tracce, ok. Adesso, dal momento che la lunghezza del campo è mandatory, cioè è obbligatoria nella struttura dei chunk, è possibile accomodare più altri chunks, altri che MTHD o MTRK, semplicemente saltando i contenuti. Cioè, se tu non riesci a leggere, se tu non sai cosa leggere, non li leggi. Va bene? La MIDI specification richiede che il software sia capace di leggere qualsiasi chunk, altro chunk, ok? Se non riesci a gestirlo, lo salti i dati. Ok? È chiaro questa cosa? Ok, allora, dopodiché, come sono fatti i dati? Ok? Allora, i dati sono fatti così. La lunghezza dell'header è 6 byte, di cui 2 di formato, 2 sono il numero di tracce, quindi il numero di tracce massimo è 2 Allora, byte, stiamo parlando di byte. alla 8, sesta 16 bit. No, scusami, sì, sono 2 byte, sono 16 bit. 2 alla 16, oh, che stai? Sono 16 aspetta, bit. sono 16 bit, ah, 2 alla 16, sì, ok. Sono, vedi questo, guarda, lo vedi questo? Allora, ci sono sono 6 byte. 36. Ok, 6 byte. Sì, se sono non segnati. Allora, il formato non so che cosa sia, vedremo. Il numero di tracce sono questi 2 byte. La divisione è credo il BPM, penso, suppongo. Possibile, Ok, sì. poi nelle tracce di MTRK ci troviamo con una lunghezza non definita, ok? Viene data dai byte, da quelli for lo zero, no? Dai, allora ci sta il tag MTRK, poi la lunghezza del data chunk, ok? Quanto è lungo, per cui tu sai quante ne devi leggere qua, d'accordo? E poi questo quanto è lungo, credo, da quello che ho capito, mi pare di aver capito che è un delta time e event sono altri 6 byte. Adesso vediamo. Adesso vediamo. Ok? Comunque le value representation, allora, dentro un MIDI file ci stanno una variety of information in addition to the basic MIDI data such as delta time and meta event. Cioè ci stanno dati MIDI, però ci sono anche delta times, cioè quando succedono questi dati MIDI, e meta eventi, che non so cosa siano, vedremo. Vabbè, questi sono rappresentati in due possibili modi e va bene. Adesso, variable length quantities.
Variable length to quantity represent arbitrary large integers without creating needless large fixed integers. A variable length quantity is represented by a series of 7-bit values, cioè tutti a 7 bit, hanno la 0, from most significant to least significant, where the last byte of the series bit 7, the most significant bit, is set to 0. Infatti sono tutte da 7 bit, and the preceding bytes have bit 7 set to 1. In poche parole, per esempio, lui dice qui lui, tu c'hai tu devi rappresentare ABCD in esadecimale, no? E dal punto di vista binario, quindi sono 4 bit per lettera, quindi A, B, 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 C, 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 D, 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 no? La loro rappresentazione, binaria, siccome questi sono sostanzialmente quanti bit? Questi sono 8, 16, questi sono 64 bit, no? Tu qua li devi rappresentare in, dunque no, scusami, non sono 64, sono 4, 8, 16, no, scusami, sono 4, 8, 12, 16, sono 16 bit, ok? Li devi rappresentare in 3 bytes, di cui non so perché i primi due hanno il bit a 1, perché avevo capito che solo. Ah, perché è l'ultimo che c'è il bit a 0 che rappresenta la fine del numero, capito? Rappresenta 7 bit values for most significant, where the last byte of the. Sì, ok. L'ultimo di questi è uno 0 e ti dice che qua è finito il numero, quindi sostanzialmente tu ti ritrovi con 0, tutti i zeri, poi AA, perché devi, siccome questi sono 7 bit, allora 7 da qui fino a qua li metti, no, da qui fino a qua questi li metti nell'ultimo byte, poi questo da AA. Questi sono, li devo contare 7, 1, 2, 3, no, ci vuole l'altro, la C. 4, 5, 6, 7, mi rimangono fuori 2A, no? E quindi sono questi 2A qua, ok? E quindi quei due che rimangono fuori sono parte Lì. del. Sì, adesso cosa fa dopo sotto? Non ho capito bene, ma. Insomma, più o meno ho capito. Il problema è, allora, lui dice, the largest value allowed within a MIDI file is 0F, cioè è 1, 2, 3 e 3, 2, 3 per 8, 24, 28 bit meno 1. Queste cose mi fanno sempre imbestialire, però va bene. Allora, vediamo cosa sono gli header chunks. Ok, lo header chunk sono 4 bit, abbiamo detto, di chunk, 4 byte di chunk, 4 byte di lunghezza. Ok, e però questa lunghezza è per forza 6, perché sono 2, 4 e 6. Ok. Perché per Allora, la lunghezza bla bla bla. This will be exactly 6, infatti, for any MIDI created under MIDI 1.0 specification. Va bene, però dovrebbe poter leggere qualsiasi cosa per allow future expansion. Questo ce ne dobbiamo ricordare quando facciamo la lettura. Poi il formato è il formato MIDI, only valid format 0, 1 e 2, quindi questo è 0 o 1 o 2. Il numero delle tracce è 16 bit binary number,
non dice se è segnato, non può essere non, per forza non segnato, MSB first, come abbiamo detto. Oh, questo è interessante. Questa è la divisione, la division, the fault unit, delta time for this MIDI file. This is a 16-bit binary file, MSB first. This may be in either, può essere in due formati diversi, mortacci sua. E come si fa a sapere? Allora, se il bit Dal 15, tether. no, è che se il bit 15 è 0, ok? Se questo bit è 0, allora è in questo formato, ticks per quarter notes. E se è un bit 1, è frames per second and ticks per frame, è diviso in due parti. Ok? Bello questo. Questo è da diventare matti. Allora, vediamo un po'. Se il bit Quindi 15 è. va visto il bit 15, va visto. Prima va visto il bit 15 e poi va deciso che cosa fare, ok? Bene. Allora, count with three variation naturalmente. Formato 0 c'ha una sola traccia, formato 1 c'ha più tracce simultanee, tutte le tracce devono essere suonate simultaneamente. Formato 2 tutte le tracce sono indipendenti. Non so cosa significhi, ma va bene. Indipendenti, va bene. Sì, cioè il formato 1 si intende che devono essere suonate, ripartono da zero il tempo. E il formato 2 è una sequenza indipendente, e quindi non si capisce da dove è lo zero. Allora, questo è interessante, come sono fatti i track chunks, ok? Questi sono fatti così e con i dati fatti in questo modo. Mi stai seguendo? Sto cercando di prendere più informazioni possibili e di scrivermele da una parte. Ma no, aspetta, adesso tranquillo, sto file, voglio dire, se vuoi ti mando il. L'ho trovato così al volo, se vuoi ti mando il link. No, non c'è bisogno, cioè questa roba si trova dappertutto, E quindi la parla della lista di ok. eventi. Di note, adesso qua questa è la roba seria. Allora, il delta time dipende dal formato del file MIDI, suppongo, cioè il delta time è come lui rappresenta questa roba qua, perché dipende da questa cosa qua. Ok? Allora, i bit 8.14 sono. Il bit 0.14 è il number of delta time units in each quarter notes. Ah, quindi è il numero di suddivisione della semiminima. E it's a negative number representing the number of SMPTA frames. Oddio, Madonna. Vabbè, Ma sono 24, 25, vabbè. Lasciamo perdere. Vabbè, ci dovremmo fare dei convertitori per capire, deve fare il calcolo, capisci? Questo si deve convertire tutto in secondi. deve convertire i frame in secondi e poi i secondi nel tempo inserito. No. Vabbè, poi dopo vedremo, perché poi, allora, il problema è che dopo. Allora, tu ti trovi con delta time e event, ok? Allora, lasciamo perdere SysX, tutta sta roba che sono un'altra porcheria spaziale che non finisce più, ma prendiamo gli eventi più semplici che sono i MIDI event. Noi abbiamo o channel voice messages o channel mode messages, no? I channel voice sono not on, not off, no? Questa roba qua. E quindi la Facciamo che inizialmente riconosciamo
solo in autunno e in autunno, poi riconoscerai tutto quello che ti pare. Ok? In autunno sono sostanzialmente, ve l'ho fatto vedere prima. Insomma, allora, adesso facciamoci un attimo uno schemino. No, è che se non ci mettiamo a farlo non lo facciamo. Allora, vediamo, facciamo partire il bomba serpe nero qua. Intanto cominciamo che leggiamo il header, va bene? Dai. Comunque, solo leggere l'header potrebbe essere una cosa ottimale. No, no, beh, adesso leggiamo non solo l'header, ma leggiamo almeno la traccia e tutto. Vediamo un attimo il da farsi. Allora, per fare questo. Vabbè, teniamoci questo come riferimento, no, ma tu ce l'hai linkato, diciamo, così. Ce l'ho, Sì. perfetto. Se vuoi condivido lo schermo. No, invece condividi il tuo schermo, ma prendi un terminale e cominciamo a leggere. Ce l'hai un file MIDI da leggere? Sì, c'ho quello di. Sì, ce l'ho. Ok, allora dai, condividi il tuo schermo, dai. Allora, abbiamo che il nostro fresco è un header con Per leggere il file MIDI basta. Allora, per leggere fai mini, cioè, stai condividendo? Sì, sta Sì. condividendo. Ok, allora comincia con scrivere un file di Python, dai. Ce l'hai lì dove sta? Cioè stiamo nello stesso posto, ci vediamo tutto, facciamo. Ok, ora dentro la stessa cosa. Ok. Allora. Come lo chiamiamo? Lo chiamiamo MFR, MIDI File Reader. Vabbè, in realtà questo sarà una roba un po' più grossa, cioè questo adesso facciamo una classe e poi dopo casomai vedremo cosa fare per fare un convertitore in eventi DC Sound, no? Class MFR, ma è con la C maiuscola, non mi ricordo, no, è con la C minuscola. Ah. Senti, puoi ingrandire, ma sto. Ah, Ok, sì, scusi. a posto, me. Ok, class MFR, due punti. Ah. Def underscore underscore init underscore underscore no, staccato Gino underscore underscore aperta parentesi self e però pure anche self è il file MIDI Il nome del file MIDI certo. oppure No, no, è MIDI file, poi dopo questo lo MF. Ok. Adesso qua dentro lo salviamo dentro una variabile interna, va, questo nome. Self.MIDI file uguale MF. Ok. Adesso fai setup. No, self.setup, scusami. E aperta parentesi, chiusa parentesi, e questa la cosa finisce qua. Adesso creiamo la funzione setup.
però la funzione setup è dentro la classe, quindi è tabbata. No, può anche stare una riga sotto, ma tabbata. Aperta parentesi, self, chiusa parentesi, do ponti, due punti. Ok, adesso qua, dunque questo c'è questa porcheria. Apriamo il file. Dunque, come si fa? Qua si fa with spazio open, aperta parentesi, self.midifile, virgola. Adesso qua dobbiamo reggere in binario, quindi gli dobbiamo dire di non interpretare niente, e quindi questo si fa mettendo tra apici RB, read binario. Ok? Aspetta, non è finito qua, perché devi fare with open as fh o qualcosa, as una variabile, mi pare, che sia così. Due punti. No, due punti. Allora, adesso questo è il no FH, è il nostro file, ok? Allora, a questo punto noi potremmo fare, per esempio, self.read underscore header. Dentro l'header. Aperta parentesi, chiusa parentesi, ok. E poi facciamo, sono due funzioni che dobbiamo fare: uno è self header e l'altro è read tracks. Facciamo finta che ce ne stiano tante, perché non sappiamo. Vabbè, non lo sai, perché come hai visto non lo sappiamo. Facciamo finta che non lo sappiamo. Secondo me avremo sorprese. Allora, questi salveranno tutto in funzioni interne di questo file. Che vedremo dopo. Adesso lascia una riga qua e vai e facciamo la funzione self read header. Oh, però per fare la funzione read header, no, scusami, gli dobbiamo passare def read header, cioè permesso, no, read header. Chi è stato? Perché? No, 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 fermo. Allora, torna alla riga 8 e devi mettere FH dentro gli argomenti di read header, perché glielo dobbiamo passare, che questo non ce l'ha. E poi anche dentro read tracks gli devi mettere FH. Ok? Bene, adesso facciamo il read header. Read header, no, con l'underscore, che la puoi fare. Read underscore header, poi self virgola fh, che è il file, fh è il file handle. Allora, senti, noi per non saperne leggere né scrivere, facciamo il rewind del file, cioè torniamo a zero, perché potremmo essere in un qualsiasi posto del file. Quindi io farei subito fh.rewind, aperta parentesi, chiusa parentesi. Spero che esista la funzione rewind. Io sto dando per scontato.
scontato. Quindi questo significa che il puntatore di lettura del file si trova a 0. Adesso qua dobbiamo leggere i 4 byte di ci sono 4 byte, 4 byte e 2 per 3, 6, quindi sono ah, però Sono lui 14. dice. Allora, adesso leggiamo i primi 4. Allora, scrivi magic uguale fh.read, aperta parentesi. Dunque, io qua ci metterei 4. Se funziona, aspetta un attimo, voglio essere sicuro che, perché se no qua vorrei avere Python file reading. Vediamo un attimo se è tutto, perché questa è la cosa più convenzionale, sono tutti fatti così. Però siccome Python è stronzo, è capace che lui lo fa diverso. How to read a file with Python. Aspetta, reading binary file. A me mi serve proprio il reference. Reading binary file, RB, eccetera, eccetera. 1 per 3, 3. Open, c'è del file read, però io vorrei fare che non fa sta porcheria qua. Struct module, sì, lui dice di fare così, construct unpack, però io non voglio fare così. Vediamo un po', vediamo se ci riusciamo. Io vorrei sapere. Allora, aspetta, mi serve la guida di riferimento qua, la reference guide su. Perché tutta sta roba non mi serve. Reading and writing file guide on real Python, cavoli e mavoli. Aspetta un attimo, real Python, no, perché c'è finto Python. Allora, what is a file? Penso che possiamo andare avanti. Vai, Mona. File path, Dio, cantante, line endings, zio, bolide. Ma la funzione, cioè, è possibile? Io posso andare avanti così? With open as video, va bene. 1x3, 1x3, 1x3. Text file, raw binary file. Ecco, io voglio raw binary file, text file type, buffer binary, raw file. Ok, si opena così, si fa l'opening così, e quindi, allora, read col size, perfetto. Ok, allora, read 4 si può fare, ok? Adesso, il problema è che questo 4, questi 4 che leggiamo, devono essere, come? Cioè, non è i primi quattro che leggiamo ci dicono solo Che, no, dei se non primi. c'è la lettera M, la lettera T, la lettera eccetera eccetera, no, non. Ma Allora, cioè, l'unica cosa che ci dicono questi primi quattro è è che cioè. siano veramente un file MIDI, cioè potrebbe essere una cazzata qualsiasi, capisci? Ah, ok. Ah no, è importantissimo, leggere i magic è importantissimo. Allora, facciamo così, questo è un, vai a capo di questo magic, allora lui usa una cosa che si chiama struct e tu dici, dunque, scrivi magic s, magic string, uguale
uguale struct.unpack e gli diciamo, aperta parentesi, però come funziona questo struct unpack? Aspetta un attimo. Struct unpack. Working with bytes. Magic Allora, number. according to the format string format. Sono tutte porcherie, maledizione, io non riesco a trovare un cioè quando io faccio Python struct Maestro. reference, Maestro, forse qua. dimmi quale, dimmi, fammi vedere, 1x3 Python struct unpack, come se usa sto qua? Allora, devi mettere import struct prima di tutto. Mi allarghi per favore, non vedo, mannaggia, non ci vedo. Sì, vai, anche per alt permesso. Chi c'è? No, ma continuo a non vederci. Devi ingrandire un po' il conquibus. Dire aia, aspetta, così Chi è stato? così No, vabbè, facciamo prima. Allora, struct unpack. Dunque, lui dice 5, 5, pra pra pra. This function is in specified format. Quindi questi, in teoria, HHL è una L quella, non è un 1. Scusa, prova a eseguire, lo puoi eseguire sto pezzo di codice selezionandolo, eseguendolo? No, perché sopra però c'è una. Vabbè, lascia perdere. posso farlo. No, per vedere che cosa tira fuori. Chi è stato? Chi è? Perché? Zio Ken, zio Boligo. Invio. Run code. Che te la prendi nel secchio. Dove sta l'output? Qua ci dovrebbe essere un output. Belche? No, un par de palle, Sera. non Ah, può vedi, essere. se lo danni nel terminal ti dice 5, 10, 15. Ok, cioè però vuol dire che io gli ho dato 5 esadecimale, 0 esadecimale, poi 10 esadecimale, questo 10 esadecimale, quindi c'ha il 0F, non ci capisco una mazza. No, ma dovrebbe essere 0A, cioè x05 x00 fa backslash n. Ah, backslash n è 10, giusto, 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 ok, capito. Ok, scusa, tanto per capirci, metti rifai questo test, fallo con, mettici invece che HHL, mettici CCC e ci metti 64, 65, 66, dovrebbe essere...
Beh, no, no, vabbè, ok, vediamo. Bytes object, aspetta un attimo, che stai dicendo? Questo è il pack. No, ma lascia perdere il pack, fammi l'unpack solo, quello commentalo via. No, aspetta, no, no, cerchiamo di capire bene tutto. Perché CCC. la variabile è questa qua, cioè quello che Sì, beh. viene detto come variabile è questa qua. E il pack CCC ha dentro questa parte qua. E te costruisci il pack CCC che Format va require unpackato. bytes of object of length 1. Questi sono byte object of length 1. Qual è il problema? Cos'era 74, 65, 65 e 66? 66 che sono ABC o chiocciola AB. Ma questi però così HHL sono esadecimali, capito? Quindi non li vedi. Vabbè, stampa, prova. Allora, la var è quella. Vedi? È binario ed è chiocciola A e B. Queste sono proprio le lettere A e B. Cioè, Però che la scusa, chiocciola fammi che capire, prendesse. no, perché lo fa così lungo? Lui lo fa CCC. Allora prova a fare soltanto nel struct pack. Prova a fare soltanto C. Oppure scrivere C3. Sì. Repeat count given without format specifying. Allora 3C, come cazzo? Cioè, è al contrario, naturalmente. No. Char format require byte object of length 1. Ma questi sono length 1. Allora prova a fare 3C maiuscolo, scusami. No, non so bene che cosa. Però vedi, cazzo, questa roba qua deve essere documentata da qualche parte. Cioè, non è che. Aspetta, C-types are to struct Python library reference. Oh, qua forse ce la dobbiamo fare. Allora, struct. So dove cercare. No, So no, dove beh, io l'ho cercare. trovato. C è stringhe di length 1. Adesso invece se uno vuole sign char short e stringhe di non length non 1, minchia sono. Dunque, H che cosa sono? Short integer. Ah, non sono esadecimali, sono sempre short integers. Int sono integers, long sono long integers, float e double. Va bene. Ma per trovare una stringa di carattere che la roba. No, UTF-8. no, lascia perdere UTF-8, per carità di Dio. Stringhe di caratteri semplici. Allora, ma se io gli dico, scusa, ma se io gli dico 4C, non posso farcela? Guarda che merda sta roba, è così semplice in Ruby, in Python deve rompere i coglioni così tanto. All on big endian machines. A me mi serve una sequenza di stringhe, ma Dio cantante. Scusa, aspetta un attimo, forse il problema è da un'altra parte. Il problema è nel come fai l'uguale. Allora devi fare, se tu fai 3C, però metti tre variabili dall'altra parte, non una sola.
Sì, ci metti, no, no, alla riga 2 metti aperta parentesi A, virgola B, virgola C. No, sulla sinistra, no, no, sulla sinistra dell'uguale. Sinistra dell'uguale, invece di metterci var soltanto, ci metti aperta parentesi, no, senza var. Aperta parentesi, A, virgola B, virgola C. Ok, poi fai print di A, B e C. A, virgola B, virgola C. Cos'è? A, virgola B, virgola C. E poi fai l'unpack di A, virgola B, virgola C. Però deve essere fatto con 3C. Boh, se no Ah sì, il invece di formato cambiare deve lì. essere 3C. No, questo per capire se noi riusciamo a fare quello. Vai, manda. Ma che cazzo vuol dire questa storia? Che vuol dire char format require a bytes objects of length 1? Questi sono tre caratteri, io li metto in tre variabili diverse, no, non gli piace. Ma no, ma ho capito, ma HHL non ci serve, eh. Too many values to unpack. Ah no, ma scusa un attimo, lui quando fa il pack li impacchetta in una singola stringa. No, no, quindi è il pack, no, il pack è sbagliato perché il pack deve essere dentro una stringa che si chiama var. Cioè var si chiama var, può chiamarsi Pippo, Aldo. Poi print di var. Sì, ma qui siamo sempre nello stesso punto. Io voglio riuscire. E poi fai l'unpack di var. E fallo. Questo funziona, abbiamo già fatto. Ok, adesso facciamo pack di un C solo con un con 64 e basta, dentro var e poi lo spacchettiamo, lo impacchettiamo, no, 64 tienlo. Ok, questo funziona? No, c'è qualcosa che non capisco. Allora, aspetta, vediamo l'errore così. Char format require. Char format, c'è l'errore proprio su Stack Overflow. Ah, perché in Python 3 devi usare un'altra roba. No. Ma che c'entra, che minchia c'entra UTF-8? With the necessary encoding. E che cosa fa? It doesn't work, I get the same error. Quindi. E questo gliela, ah, non gliel'ha segnata come buono, spero. Allora, bytes
questo è così, bytes, allora lui dice di usare quest'altro non struct, aspetta, di non usare struct. No, payload è il suo. Ok, allora proviamo a fare con questo. Tu c'hai Python 3? Python 3, quindi un po' più forte, però sì, Ce l'hai una console? Puoi andare su una console e scrivere su una console, su un terminale. Ok, allora scrivi Python 3, Python quello che è. Ok, allora adesso facciamo che scrivi scriviamo un array. Allora A uguale aperta quadra 64 65 66. Terminale. Sì. Chiusa parentesi, chiusa quadra, a capo. Adesso fai B uguale bytes, aperta parentesi, A virgola, no, bytes con la Y. Aperta Aperta tonda, A virgola, apici, ASCII. Chiusa parentesi. Funziona? Ok, encoding without a string argument. E dov'ha lo string argument? Lui fa payload JSON dumps eccetera eccetera, il formato è quello. Ah no, è che questo comunque bisogna usare struct pack, solo che bisogna metterlo, aspetta, allora bisogna fare no, devi fare A uguale, Insieme a me, Dario. aspetta che io intanto riguardo Anexly file. Scusi, No, no, c'è un affare che lui fa Binaschi. Aspetta un attimo, perché forse questa è la cosa che ci serve. Binaschi convert binary and ASCII. Vediamo sta roba qua. The Binaschi module Binaschi A to B function
accept Unicode, ma io non voglio Unicode, voglio normale, zio povero. Voglio normale, Dio cantante. C'è di tutto, c'è. UU encoding. Binary model container convert between binary and various ASCII encoded. C'è tutto fuorché ASCII. Binary representation. Normally you will not use this function directly, but use a wrapper model like UU based 64 BinX. The Binary module contains low level function in C, bla bla bla. Add to B. Except Unicode containing only ASCII characters. This function can only accept byte-like objects such as byte array and other buffer protocol. Merda, vabbè, basta, mi sono stufato. Torniamo al nostro pollo, lo facciamo senza conversione, tanti saluti. Adesso, no, l'unica cosa è come si fa a trasformare byte to string and vice versa in Python. Può fare come avevo fatto in questo caso qua. Avevi fatto? Faccio come Convert a fare byte to con string, a byte to character, veramente byte to car. character. Qua dovevo come carattere, Aspetta ma un attimo qua che non c'è sto stava qua guardando, dimmi. mettere un counter Ah, struct count. Scusa, torna un attimo al terminale, fammi capire come funziona struct count. Allora, per esempio, se tu scrivi, sei sul terminale, sotto, in basso? Se tu scrivi, dove stai? Se tu scrivi str, aperta parentesi, 65, chiusa parentesi, cosa succede? No, questo converte il numero 65 nel... No, io voglio che lo converta in ASCII. Quindi, scusa, scrivi ASCII, aperta parentesi, 65, chiusa parentesi, fosse mai che avessero fatto una cosa giusta. No, però dovrebbe essere chiusa. No, Ctrl C devi fare. A ritorno. Python, non possono fare una cosa giusta. Sì, no, è veramente una stringa string to char. Voglio una stringa, no, da list of bits, porca puzzola. Converta byte to string or vice versa. No, bisogna farlo con bit array. No, non c'è una roba già. Convert byte to string, dai eco byte Unicode, Python byte to char code, Python byte get byte to char. Allora, questo è ok, allora proviamo a fare questo. Questo veramente è. Torna lì dove sei. Allora scrivi. Aspetta un attimo. Allora, per fare una stringa. Ma perché io. Lui c'ha un. Come faccio a dirgli di usare decimale? Perché 64. Quant'è in esadecimale? 64 è 40 in esadecimale, ok? Quindi, allora scriviamo questa stringa qua. S uguale. Allora, le stringhe di numeri esadecimali.
aspetta un attimo, si scrivono in questo modo, sì, lo sto vedendo. Ok, allora scrivi S uguale Ma sotto, Leo, sotto, immagino. aspetta, fermo, sotto, prima facciamo una prova, non vedo, cioè non... Scrivi sotto dove c'è la console, Ah, sotto. ok. Allora, S uguale B apici. Allora, no, metti apici singoli però, scusami, loro stanno usando apici singoli. Allora, scrivi backslash. Pronto? X41, mi pare. Backslash X42, questo è 65, 66 e 67. Backslash X43, invio. Ok, adesso fai print S, vediamo che viene fuori. Dovrebbero essere, no, aperta parentesi, chiusa parentesi, S dentro. Lui sta dicendo che è un esadecimale. Adesso se tu fai bytes, aspetta, fermo, fermo un attimo. Cosa deve fare? Byte the code, ok. Ah, fai no, però porca boia. Aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo. No, fai print aperta parentesi s.decode aperta parentesi aperte virgolette ASCII chiuse virgolette. Ok, invio. Bingo. Ok, a posto, allora so cosa fare. Siamo pronti? Perfetto. Questo magic se lo lascio. Sì, perché Magic abbiamo letto i primi 4 byte. Ok, adesso Magix è uguale, Aia, uguale. pronto, è uguale a magic.decode, aperta parentesi, aperte virgolette, ASCII, bla bla bla. Ok, adesso qua dobbiamo testare che Magix sia effettivamente M, com'è? MTHD, come era? MTHD con M maiuscolo e H e D minu MT maiuscolo e HD minuscolo. Ok? No, no. Allora Sì, adesso me lo segno un po' che copiarmelo dopo. Vabbè. vai a capo. Allora, if magic, aperta parentesi, magic s diverso. Pronto? Non No, faccio più adesso. punto esclamativo uguale. Da apici M maiuscolo T maiuscolo H e D minuscolo. Se questo è, basta. Raise error. Non so come si fa a fare il raise di un'eccezione qua. No, Break. che break. No, questo deve uscire. Deve fare il raise di un'eccezione. Aspetta, perché non mi ricordo niente. Python except, raise exception. Python raise exception. Manuale di riferimento. Non voglio aranzulla. Raise an exception. Che come si fa? Raise an exception. Raise exception, ok. Ok, allora,
una volta, una cosa semplice, vai a no, raise, aperta, no, devi fare if magic, 2 punti, dai, un po' de... Di programmazione, scusate, non ok, sapevo. raise, è una giornataccia? Ex raise, aspetta, no, fe, dove vai? Lasciati guidare, raise, spazio, exception con la E maiuscola. Aperta parentesi, aperte virgolette. This is not a MIDI file. Punto esclamativo. You dumb asshole. Ok, punto esclamativo, va bene. D'accordo, vogliamo essere antipatici con il mondo che Vabbè, ci già circonda. Just for fun. Ok. Allora, poi andiamo avanti e dobbiamo leggere la dimensione dell'header. Ok, allora continuiamo a leggere, ok? No, non è magic, adesso è header size uguale fh.read dei prossimi 4 byte. No, sono 4 byte. Ok. Ok, però facciamo direttamente tutto il ciborio senza fare il doppio passaggio. fh.read.decode. No, 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 fh.read di altri 4 byte. Punto, no, però non decode, perché decode ce li converte in ASCII. E io non voglio... No, 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 no. Allora, facciamo solo i 4 byte. Non so come lui fa a interpretarli come un solo numero. Adesso vedremo. E poi... Facciamo dunque, no, scusami però. Metti che questo qui, mettilo dentro. No, va bene, teniamolo così, scusami. E poi cosa c'è dopo l'header size? Ci stanno tre cose che sono il primo, sono, abbiamo detto, format uguale fh read 2 byte, no? Poi va a capo, cosa c'è ancora? Il time Il che poi time. va anche cambiato da prima a seconda. Vabbè, questo poi dopo lo vediamo, perché dipende dal formato, mi pare di capire. No, ma non è il time il secondo, o è il time? No, Aspetta, prendo. il secondo è No, ho mandato prima. il secondo Con le tracce, con le tracce. Format tracce division. form, numero delle tracce. Allora, tracks è il secondo. fh read di altri due. Ma scusi, non erano 3. Ah no, Sono erano 6 byte, 2 2 2. sono 6, sono 6, 3, 2, 2, 2. Sì. E Ok, il l'altro terzo è è division. division. Ok. Quale fh.read altri due. Senti, ma se noi facessimo una bella cosa, allora, che creiamo un oggetto che Sì, si si chiama chiama, reader. no, che si chiama MIDI header, no, MIDI file header, ok, che fa tutto lui questa cosa. Allora, sopra, no, sopra l'oggetto, no, no, sopra l'oggetto,
sopra me AMRF. Pronto? Seleziona tutta sta roba. No, no, no. Allora, vai sopra MFR. Scrivi class MIDI file header con la M maiuscola, boh, fai come te pare. Ecco, bravo, fallo. Due punti. Allora, fai che tu gli passi il file handle, quindi fai def spazio underscore init underscore underscore aperta parentesi self virgola fh. Poi no, poi due punti secondo là. Ok, e qui fai tutto sto scherzo, cioè mettici tutto il ciborio. Quindi tu, no, non re-header, solo FH dalla linea 17 in poi. Ok, oh, fermo, mi sta a far venire mal di mare, sta buono. Allora, questi mettili dentro, tutti dentro self, salvo, boh, forse magic non ce n'è bisogno, ma header size per esempio. Punto header size. Ok, poi self punto format, poi self punto tracks e self punto division. No, 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 non sono argomenti. No, guarda che fh.rewind non è allineato bene. Questo poi ti rompe le palle. Ok? Chi è stato? Un indent della Madonna. Ok, adesso facciamo degli altri metodi di Ma se questo. fossero gli altri a non essere allineati bene. Oh, senti, a me basta che. Mi Ma va a cagare lui e l'indent. Che andassero a cagare. Allora, facciamo un altro me. Fermo, buono, fermo. Fissa lì, fermo. Allora, facciamo un altro metodo di MIDI file header. Facciamo print. Così si sa stampare. No! Che cazzo! Limo ortaggi, un altro metodo. No. È un metodo della classe. Ok, def print. Aperta parentesi, self, chiusa parentesi. Chiusa parentesi, due punti. Allora, questo che cosa fa? Fa semplicemente un pretty printing. Facciamo print, aperta parentesi, aperte virgolette. Allora, qua ce lo mettiamo così, per 100, no, questo cos'è? Mettiamo size due punti. Per spazio per 100D. Virgola, format due punti, spazio per 100D. Virgola, number track o track number, o oh sì, vabbè, insomma, vabbè, anche tracks soltanto, due punti. Chi è stato? Spazio per 100D. Oh, e poi la divisione, questo non sarà molto significativo, però per il momento lo mettiamo così, due punti. Per 100D, perché Dio sa che numero è questo. Questo bisogna poi interpretarlo a seconda del formato.
Allora, per 100, poi fa, dopo le virgolette va fatto per 100, aperta parentesi, self.size, self.format, virgola, self, Madonna, questo quanto rompe le palle con sta tendina sotto. Come fai a lavorare così? Self.tracks, self.division. E questo è il metodo di print. Ok? Dopodiché abbiamo quelle che adesso un altro metodo che può servire è il metodo next, cioè che ti dice di quanto devi avanzare per trovare il prossimo chunk, perché abbiamo detto che non dobbiamo dare per scontato che siano 6. Semplicemente questo ritorna, fai due punti, no, due punti, gliela poi fa a capo, return. Self.header size. Siamo d'accordo? Lo proviamo. Lo proviamo. Allora, salva. Chi è stato? Ah no, 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 scusami, scusami, fermo, 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 va fatto un'altra cosa. Vai sotto. Allora, qui in read header dobbiamo fare due punti, vai a capo e scrivi self.header uguale, come si chiama quell'oggetto, MIDI file header, yes, aperta parentesi, FH, chiusa parentesi, carino, no? Ok, punto. Aspetta. Sì, e quindi poi ce l'abbiamo. Ok, siamo a cavallo, adesso lo proviamo. Vai sotto, no, non, cioè, allò, via. Adesso devi fare import from MFR, chi è stato? Dove sta? Chi l'ha fatto? Python exe. No, devi fare quit, giovane. Ah no, beh, sei già dentro? No, no, non sei. Se tu fai from, no, fermo. Mannaggia Santerbete. Dove sta? Stiamo nel posto dove c'è MFR e tutto quanto? Sì, No. siamo nella riposizione. Ciao. No. Ok, va bene. Allora, chiama Python. Python 3, Python. Allora, from MFR maiuscolo, import MFR maiuscolo, FR maiuscolo il secondo. Oh là. Adesso facciamo MF piccolo uguale MFR grande aperta parentesi nome del file. In apici. Apici. Punto mid. Chiusa parentesi invio. Sapevo, non c'è il rewind, Dio, c'è il seek 0, che cosa c'hanno? Aspetta un attimo, allora, file Python, siocane, no, file reference document.
sono i metodi di file? Santa pupazza. File Python reference. The right way, naturalmente. C'hanno, oddio, cantante. Open read, read lines, x read lines. C'è. Chi è stato? Veramente. Allora, ok, devi fare 6-0, mi pare. Aspetta, eh. Set the file current position. Seek file.6-0. Aspetta, the once argument is optional and defaults to OS 6-set or 0. Absolute file position. Sì. Facciamo l'absolute file positioning, che è meglio. Allora, qui invece di scrivere rewind, fai seek, S-E-E-K, spazio, aperta parentesi, no, aperta parentesi, 0, chiusa parentesi. Questo torna a casa. Ok? Dai, riproviamo. Però mo come devi fare? Non ti può far, devi uscire e rientrare, mi sa. No, perché lo devi rileggere. Python, se puoi scrivere Python, ce la fai? Fammo prima, no? Adesso torna indietro, fai un po' indietro, ecco, questo. Bon, adesso torna indietro ancora. No, chi è stato? Dov'è? Perché? Questo. Cos'è che non gli piace? Come no? FH.rewind? Eh no, eh. Stiamo leggendo lo stesso file, l'hai salvato, era salvato, zio. E stiamo leggendo quel file, vero? Me lo giuri? PowerShell multipiattaforma, io me te magno, rifai Python. Perché non c'è più rewind. Dai, fai frecce in su, un frecce in su te lo trova. Come non ce l'ho? Ce l'avevi prima, ma non ce l'hai più. MFR. Sì, ma se lo tiene lo stesso. Fai frecce in No, su. Believe mi me. arriva fino a qua. Vabbè, allora, ok. Allora, Fino a qua. dai. MF uguale, eccetera, eccetera. MFR grande, aperta parentesi, apici untitled.mid. No, a te è giusto, non c'ha il retrax, non gliel'abbiamo fatto, in effetti c'ha ragione. Allora, aspetta un attimo, mettiamoci una funzione vuota readTrax dentro MFR. Sì, def read underscore tracks, aperta parentesi, self. Virgola FH, due punti e pa, due punti a capo pass. Dai, forza che gli ha fame. Devi riuscire, devi rientrare. Beh, Musa è nannato.
torna su? Non torna su. Grande, ah, tanto vale che ce lo scriviamo, ci scriviamo un test e lo facciamo. Ok, vai. Fino a qua è andato. Allora, mf punto, come si chiama? Header, l'abbiamo messo dentro header. Header punto, allora, questo è l'oggetto minifile header, ma questo sotto, vai sotto, noi l'abbiamo messo dentro la variabile header. No, vai sotto, in basso. Read header, ah no, che cazzo, siamo stupidi, è self.header, vabbè, adesso facciamo midi read header, sì, punto print, aperta parentesi, chiusa parentesi. Invio. Sì, è come l'abbiamo scritto, si chiamerà header, lo dobbiamo cambiare. Has no attribute size. Perché cosa abbiamo messo? Self size, no, è self header size. Allora, scusa, facciamo un po' di correzione. Leva, allora, alla riga 31 header, self.readheader diventa self.header, è inutile, aiuto, vai, come fai a fare con sta roba che ti saltella davanti? Io non lo so, vai sopra e non è self.size, è self.header size, quello a destra, alla riga 15 in fondo, dove c'è self.size è self.header size. Ok, a risalva, dai che forse gliela famo. Senti, facciamo, scusa, senza che stiamo sempre a riscrivere che è una palla, fai questo salvalo che non è salvato il mio ortaggi. Sì, no, l'ho appena salvato, l'ho appena Il salvato. testone, il testone.py lo convertiamo in questa roba qua. Chi è stato? Il cancella tutto questo. Fai in from mfr piccolo, importa mfr grande, fai quello, lo scriviamo, se no qua ogni volta vai a capo, invio, vai, lascia una riga, fai mf piccolo uguale MFR grande, aperta parentesi, untitled, non so cosa, però tra apici, per favore, grazie, vai a capo e fai mf.header.print, aperta parentesi, chiusa parentesi, salva, prendi la console. E facciamo la console Python testone.py. Non è questo, zio povero. A riface. Che sta a fa? Questo pure c'ha il freccia in sumo. Type error, di format, a number is required not bytes. Aiaiai, mademoiselle Longari. Quindi questo bisogna convertirlo, perché questo non sa che numero è. Allora, torna sul codice. Però ci siamo quasi. Allora, quando io leggo, dove stai? Dove
Allora, devo capire come convertire sta roba adesso. Mo' basta. Adesso se io cerco nella documentazione come si fa a fare struct. Meraviglia, non c'è un cazzo, disgraziati. Aspetta, chiudo la persiana perché non vedo più niente. Dog. Allora, un per tre. Allora, come dici? Byte Sto dicendo un po' di tre. to whatever. Beh, ma struct abbiamo detto che funzionava, no? Chi è stato? Dicevo, qua dice sempre la stessa cosa. Cioè? No, Dice sempre quello di no, aspetta. cioè, lo Unpack. unpack non funzionava. Reference. Aspetta un attimo, proviamoci. Allora, how to use struct limo ortaggi. In any simple doing so we don't interfere custom object va bene eccetera eccetera. Allora niente, non riesco. Interpret bytes are packed binary data struct unpack format buffer 1x3. Allora struct unpack, addio cantante, unpack format virgola buffer according. Ok, quindi io gli passo il buffer eccetera. Bene, proviamo. Allora, qui i format string sono ctypes bla 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 daje detacco bytes of length 1 e invece se io voglio dunque, questi che cosa sono? Aspetta, perché questo è un size. Questi dovrebbero essere, abbiamo detto che sono quanti byte leggiamo qua? 4? 2. 2 e sono dunque, no, è un solo unsigned short. Standard size 2, benissimo. Ok, allora è un H grande questo formato. Allora, aspetta un atomo. Quando fai no alla riga 11, no, alla riga 10, cominciamo a convertire questo, poi vediamo gli altri. Allora, fai struct, no. Header size uguale struct lascia fhread di 4. Tabò. No, quindi sono due short integers. Ok, allora lascia fhread di 4, ma prima di fhread di 4 scrivi struct.unpack. Aperta parentesi. Apici, H maiuscolo, H maiuscolo. Chiusi apici, virgola, FH read di quello. Virgola, virgola, no, no, virgola, apici,
FHRead chiusa parentesi. FHRead gli dà il buffer, no? Salva. Facciamo rigirare No, quello. non lo dobbiamo fare anche di quelli Lo sotto. so, però prima facciamo questo, vediamo se funziona, perché è inutile che stiamo. Hai salvato? Daje. No, Quindi non spingi possiamo sul fare. terminale. Tipo. Che stai a fare? Sul terminale. Dio, Madonna. Quello puoi fa fare freccia in su, questo lo puoi fare. Dai. Ah, devi fare import struct. Daje. Non era salvato import struct. No, non era salvato MFT. Import. No, import struct. Salva. Un per 3 3, vai sotto, ridanga, cortanga. Dai, che ci abbiamo 10 minuti. Dunque, not tuple, perché lui quindi vuol dire che lo converte in una tupla. In che senso lo converte in una tupla? In due numeri da 16 bit. Questo, siccome sono 4 byte, allora lo convertiamo in un long. Aspetta un attimo che mo ci penso io. In un long, unsigned long, L maiuscola. Allora, ed è uno Invece di A. solo. Come? Invece di HH, Invece di A. L maiuscolo. L maiuscolo, bravo. L. Bravo, ce la faremo. In God we trust, maestro, in God In we trust. God we. Hai salvato, sì. Mette Io ho magno. salvato, È una tupla. Ah, scusa, fai chiama Python. Chiama Python un attimo, abbi pazienza. No, 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 dov'hai? Vai sotto. Python. No, io devo capire come funziona sta merda. Allora, fai Python import struct. E poi fai ok, buff uguale sì, uguale B apici. Allora, attenzione, backslash, no, però apici singoli, se no questo interpreta. Allora, backslash x00, backslash x00, dai, ancora un altro, ce ne vogliono tre. Stai a morire? Ah, no, mo bene, siamo tutti così, stiamo, ma certo che ve fanno fragili, al mondo, cioè al giorno d'oggi non siete proprio, siete peggio degli elettrodomestici. Backslash vuol dire che sei in un quartiere bene della città, che c'ha le piante, quindi c'ha le x06. Il buffer sarà così. Allora, invia, fa invio. Quindi adesso se tu fai struct.unpack di aperta parentesi apici L maiuscolo chiusi apici L maiuscolo, forse gliela fai, virgola buff chiusa parentesi, che viene fuori? Ecco, vedi che viene fuori una tuple. Ma che è scemo?
Dovrebbe venire fuori 6. Oh cazzo. Ma perché? Scusa. Scusa, scrivi buff. Scrivi buff semplicemente. Invio. Ma che lo fa a reversa? Scusa, scrivi buff.reversa, aperta parentesi, chiusa parentesi. Scusa, metti uno 0 là e un 6 in fondo, sì. Bravo. È quello che sto facendo. No, lo lampac. Allora, Ma questo aspetta che legge faccio. alla rovescia. Eh Ma è un no, ma. No, pazzo. il problema è che questi sono big endian. E questo legge little endian. Aspetta, no, ci deve essere un modo però di dirgli. Aspetta, eh. Questo legge. No, questo legge Little Endian. Allora, cerchiamo Endian. Ok, io lo voglio Big Endian. The first character. Ah, dobbiamo mettere superiore. Allora, aspetta un attimo. Mettili. Il buff, riprendi il buff. Vecchio. Sì, quello vecchio. Questo, no, però aspetta, prima di farlo, torna su. Gli metti un segno di superiore prima del primo backslash. No, ecco, superiore. Questo vuol dire leggilo big endian. Invio. E mo, voglio capire. Sì. Vai. Qua a buffer or 4 bytes. No, perché allora lui non lo. Aspetta, non è questo. Aspetta un attimo, ho letto. Dunque, bytes, by the first character of the format string can be used to of the format string. Ah no, scusami, giusto. Non è quello, non è lì che deve stare quello. Rifalla, rimettila come stava. No, questa è quella rovesciata, così. E fai struct unpack superiore L. È qui che va il superiore, giustamente. No, dopo l'apice, no, dopo l'apice va maggiore L. Ok, invio. Ok, giusto, però il problema è che questo mi tira fuori una tupla, li mortacci sua, perché giustamente se io ci metto un'altra variabile, oh, quindi io qua devo fare un doppio passaggio, che coglioni, Madonna Santa, va bene, allora torna al nostro coso, allora, questo non si può fare come l'abbiamo fatto noi. Ma devi aggiungere una riga Ok, dove? sopra, subito sopra. In cui tu fai HS è uguale a struct unpack, a quello struct unpack. Cioè, HS è uguale a quello. Copiati quello lì sotto. Con il superiore però gli va messo. Ok. E poi self.addersize è HS di 0, perché è il primo elemento della tupla. Ti capì? Sì, allora a questo punto
Io proverei a fare una cosa. No, vabbè. Perché dopo noi ci abbiamo due, abbiamo 3 byte tutte insieme. Allora, li potresti mettere così. Proviamo a fare questo. Li leggiamo tutti insieme, ok? E li scompattiamo tutti insieme. Quindi vai sotto quella riga lì, la riga 11. Dai, che ci abbiamo ancora 2 minuti. Sì, non scattare così a cazzo. Fai questo lo chiamiamo HHS. Uguale, allora fai struct unpack, struct unpack big endian, come sono i short, unsigned short h, allora no, aperta, no, aperta parentesi, apici. Maggiore, no, il maggiore va prima di tutti, poi HHH maiuscolo e poi dopo le apici, virgola, FH, punto read. Aperta parentesi, cosa avevamo detto? 2 2 2 sono 6. Ok? Dopodiché possiamo zompare tutta sta parte e metti, no, aspetta prima di levarla, però ferma, fermo, no, non la, aggiungi una riga, poi dopo la leviamo. Vai a capo, fai se, aperta parentesi, aperta parentesi, perché se lui è stronzo noi siamo ancora più stronzi. Self.format, virgola, self.trax, virgola, self.division, uguale, basta, vai dopo la parentesi, uguale, HHS. No, minuscolo. Ok, adesso puoi levare quelle 3 righe successive e così risparmiamo codice. E ok, no, lascia una riga, vai, sa salva. E fai il quit di Python e fai girare il testone. No, scusami, HS non è parentesi tonda, è parentesi quadre. Torna lì, upa full, non è parentesi, scusami, non l'avevo manco visto. No, alla riga 11, non è parentesi tonda, è parentesi quadre. È come se fosse un array, capito? Una tupla è un array frozen, cioè come si dice. Sì, salva. Lì! L'abbiamo fatta. Allora, size, il size è 6, il formato è 1, le tracce sono 2, quindi adesso qua, adesso potremmo fare la lettura delle tracce, ma la facciamo la prossima volta, a meno che tu non la vuoi fare te. Questo Ma da essendo un dove dovrei formato iniziare? 1, eh? La domanda è da dove dovrei iniziare? No, vabbè, ora me lo studio un po', vedo
la mamma, se male. non te la deve camallare lei, non è giusto. Tu sei muscoloso, ti ha fatto apposta Non per so se questo. prima ha sentito. Mi Chi? dispiace, prima quando abbiamo dovuto interrompere la lettera veniva a dirmi. No, 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 non ho sentito niente, non è... però è giusto.